L'introduzione dei vaccini obbligatori per l'accesso a scuola è legittima, lo ha stabilito la Corte Costituzionale bocciando due ricorsi della Regione Veneto in quanto le questioni sollevate non sono fondate. L'Ordine dei Medici di Oristano ha accolto con viva soddisfazione questa decisione dichiarandosi a favore della normativa che ha istituito l'obbligo vaccinale per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni ai fini dell'iscrizione alla scuola dell'obbligo. Nel comunicato si legge anche la propria approvazione sul diritto-dovere dello Stato tutelare la salute individuale e collettiva anche con norme coercitive. L'evidenza indiscutibile dell'efficacia dei vaccini contro pericolose malattie e le loro complicanze costituisce il migliore argomento per dimostrare come gli stessi siano oggi uno dei migliori investimenti in campo sanitario. L'Ordine di Oristano è da tempo impegnato a sostegno della prevenzione per mezzo dei vaccini. È necessario diffondere la cultura della prevenzione e denunciare le bufale e talvolta le truffe che condizionano decisioni delicatissime riguardanti la salute e continuano nella nota decisioni che possono avere conseguenze gravissime, soprattutto nelle fasce più deboli e disinformate dalla popolazione, la provincia di Oristano, grazie anche all'impegno dei medici e delle istituzioni sanitarie, ha sin qui mantenuto la soglia vaccinale sufficiente a garantire la cosiddetta immunità di gregge, cioè quella percentuale di popolazione vaccinata che garantisce la copertura necessaria a limitare drasticamente la possibilità di diffusione di malattie infettive su cui è possibile la vaccinazione. L'ordine proseguirà quindi con diverse specifiche iniziative l'opera già intrapresa in favore dei cittadini per una migliore e più consapevole difesa del diritto alla salute, tenendo sempre conto dei più recenti ed efficaci progressi scientifici e a denunciare ogni tentativo di manipolazione della realtà, di plagio e di raggiro a danno degli stessi. È presente in Sardegna, la prima in Italia, l'organizzazione interprofessionale Oilos per il latte ovino. Fondamentale strumento di coordinamento, l'organizzazione stabilisce le regole alla base della produzione del latte, definisce inoltre le politiche di commercializzazione e di sviluppo e pone le condizioni per trovare ulteriori intese. Nei prossimi giorni i vertici dell'organismo inoltreranno alla Giunta regionale e al Ministero delle Politiche Agricole la documentazione e le adesioni necessarie per la presentazione della domanda di riconoscimento. Finita questa fase istruttoria di recupero dati, siamo ufficialmente pronti a partire con le nostre attività. Lo ha annunciato il presidente di Oilos Salvatore Pala durante l'incontro con l'assessore Pierluigi Caria, i direttori generali dell'assessorato di Laore e i vertici del consorzio del pecorino romano Dope e dell'associazione regionale allevatori. Quasi quattro ore di confronto dove si è fatto il punto sull'intera filiera del comparto Lattiero Caseario Vino. Nuovo prezzo del latte da riconoscere ai pastori, andamenti delle vendite dei formaggi e crescita del valore del pecorino romano sulle piazze ed oltretirreno. Sono stati i maggiori temi che hanno animato il lungo tavolo di lavoro, ma anche diversificazione delle produzioni, destagionalizzazione e conquista di nuovi mercati, dove promuovere formaggi, latte o latte polverizzato. Ho sempre riconosciuto a Oilos il proprio ruolo di Interlocutore centrale con cui ragionare sulle migliori azioni di governo da mettere in atto per il comparto, ha dichiarato l'assessore Caria. Ecco perché è nostro obiettivo fare tutto il possibile affinché questo organismo funzioni. Esistono degli indicatori di rischio per le frane e le inondazioni nel mio comune? Come faccio a sapere se mi trovo in una zona di allerta vulcanica o sismica? Ora ogni cittadino può ricevere una risposta immediata a queste domande grazie a un'app creata da SkyTG24, scaricabile dal sito e consultabile online e sul proprio smartphone, che mostra con chiarezza e precisione quali sono i comuni e le zone della penisola italiana a rischio e non. L'applicazione presenta questi dati in un'interfaccia facilissima da utilizzare, basta digitare il nome del comune a cui si è interessati per visualizzare all'istante la situazione. Vediamo nel dettaglio la provincia di Oristano. Tra le aree più pericolose l'app ci segnala il territorio di Terralba, definita a rischio molto alto. Il comune di Sola Russa, di colore rosso chiaro, è a rischio alto, così come Bauladu, Siamaggiore, Cavras, Nuraki e Gonostramazza. A rischio moderato invece sono i territori di Uristano, Marruviu, Simagis, Sediani e Baratelli-San Pietro. Salta all'occhio come anche il paese di Uras, nonostante sia stato l'unico comune dell'Uristanese ad avere una vittima durante l'alluvione del 2013, sia però stato classificato come una zona a rischio moderato. Di colore verde e quindi senza nessun pericolo di inondazioni è l'area di Arborea, quella di San Nicolò d'Arcida, più tutti i paesi che si trovano più in alto rispetto alla pianura del Campidano. Siamo qua con Federico Fadda, artista e pittore di questa eh, mostra qua in via Eleonora D'Arborea in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, intitolata La forza del rosa. Esatto. È una forza dedicata interamente alle donne, chiaramente. E questa mostra nasce da un'idea di aiutare comunque sia questo gruppo di donne che hanno um, lottato e lottano contro il tumore al seno. Quindi ho voluto rappresentare queste opere, eh, erano 100, sono 100 opere, dove il rosa vince su questo periodo buio che è rappresentato dal nero, come potete vedere, e il filo che lega il tutto rappresenta la tensione della vita e che la donna vive in quel momento. E mi sono legata a questo gruppo Comunque Donne, che è un gruppo nuovo, è un gruppo di autoaiuto, quindi aiutano praticamente delle donne che non hanno eh, le possibilità di eh, sostenere delle spese mediche per le cure per il tumore. Quindi parte della mostra, parte del ricavato della mostra verrà devoluto a questo gruppo. Io solitamente per Natale faccio sempre qualche mostra, quest'anno sono stato ancora di più sensibilizzato dalla, dalla beneficenza perché ho avuto una bambina e quindi mi ha indotto ancora di più a, a fare del bene insomma, anche agli altri. Io per quello che posso faccio la mia parte. Ecco. Che tecnica hai utilizzato per, uh, nella realizzazione di queste sì. opere? apparentemente potrebbero sembrare degli acquarelli, ma sono invece del colore acrilico e del colore acrilico che viene si sì, a gouache, praticamente viene molto acquerellato, viene miscelato con molta acqua e quindi viene poi lasciato cadere liberamente sulla in questo caso sono dei fogli assorbenti carta d'acquarello. E quindi si danno più passate di, di colore rosa per ottenere delle sfumature diverse di colore. Poi ho utilizzato dello smalto all'acqua, questo nero, quasi nero, e poi un filo di seta, come dicevo, ma sono, le opere sono quasi, sono tutte diverse, non ce n'è neanche uno uguale, proprio perché volevo che ognuna trasmettesse una forza diversa, come le donne hanno tutte le forze diverse, ma comunque deve essere una forza vincente. Fino a quando rimarrà attiva la mostra? Sì, la mostra rimarrà attiva fino al 29 novembre. Sono aperto tutti i giorni dalle 18 alle 20. Una cosa importante che io farò durante la mostra è che andrò a tessere un filo sul muro, come potete vedere da lì. Man mano che le opere verranno consegnate e vendute, io andrò a tessere questo filo e prenderò par la parte delle opere come voler allungare la speranza d'aiuto a, a queste donne. Quindi spero, mi auguro, di poterla fare proprio tutta. E quindi invitiamo tutti a partecipare a questo, a questo aiuto per le donne. Chiara Floris, una delle tante produttrici del fungo cardocello, è in sardo feurrazzo. Esatto. Allora, eh, noi produciamo il cardoncello, il nome specifico è, è Pleurotus seringi ed è eh, la varietà di fungo che troviamo oh, localmente, diciamo, oh, selvatico nel territorio di Paolilatino. e da noi si chiama eh, Feurazzo. Infatti da qui abbiamo deciso di chiamare la nostra attività d'impresa, diciamo, Zio Veura, che sarebbe in modo quasi ironico e, scherzo, e scherzoso eh, Zio Feura, quindi eh, un signore che immaginiamo come una, un fungo, diciamo, è, eh, Feurazzo appunto perché selvaticamente questo fungo eh, cresce eh, vicino alla, alla pianta della ferula e quindi ha questo nome. Quando è nato questo progetto? Quando è che vi siete messi praticamente in, in gioco? Allora, eh, siamo stati contattati diciamo durante l'estate eh, dalla Coldiretti di Oristano e tramite l'aiuto eh, del nostro agronomo eh, abbiamo iniziato a eh, credere in questo progetto e eh, soprattutto a riunirci per eh, attività di formazione. Abbiamo fatto moltissime lezioni di formazione a partire dal la biologia del fungo, la tracciabilità, eh, insomma tutto quello che era... Che ci serviva per la eh, fabbricazione di questi tunnel ombraio e soprattutto per avviare la produzione. Eh, si è formato un gruppo di sei diciamo, oh, fungaie, siamo oh, sei gruppi di giovani, eh, tutti che hanno quasi, almeno quasi tutti, abbiamo una, un, attività, un lavoro principale e eh, eh, questo progetto è nato appunto come integrazione del, del reddito. Eh, proprio per questo inizialmente eh, abbiamo solamente una fungaia, poi in progressione si spera ovviamente di aumentare la produzione. Come viene vista a Paoli Lattino questa sorta di progetto? Eh, sicuramente c'è tantissima curiosità. Allora, per noi il fungo ovviamente è un. Um, un elemento eh, che da sempre conosciamo nel nostro territorio perché appunto cresce spontaneamente, quindi eh, da sempre ci abbiamo avuto a che fare, però probabilmente solo da qualche anno eh, la produzione e la coltivazione del fungo è stata fatta in maniera eh, mirata e, e a livello di impresa, diciamo. Quindi sicuramente c'è molta curiosità, eh, speriamo che ci siano, perché no, anche altri che vogliano imitare. Il nostro esempio. Eh, la cosa importante, io credo che sia quella di... Riuscire a lavorare insieme come gruppo e, e creare una, una massa critica, non lavorare a livello di singoli, ma imporsi eh, con un marchio che soprattutto eh, qualifichi la provenienza del prodotto. Quanti funghi già sono stati prodotti? Avete già un numero preciso? Allora eh, abbiamo impiantato eh, le prime, i primi composti eh, da qualche mese, eh, per ora abbiamo Oh, fatto la nostra prima uscita ufficiale alla sagra dei vini novelli a Milis grazie appunto all'aiuto di Coldiretti Diretti eh, e lì abbiamo oh, proprio venduto i nostri i primi funghi quindi è stato anche molto emozionante eh, abbiamo stretto un accordo commerciale con eh, Ideal Market che è il gruppo Sanda e eh, quindi stiamo oh, rifornendo settimanalmente eh, i, i sette punti vendita della, del gruppo Sanda Giovanni Morro Presidente di Coldiretti, ci troviamo all'interno della cosiddetta fungaia a Paoli Lattino per quanto riguarda il lancio di un genere di fungo, il fungo cardoncello. Sì, il fungo cardoncello Ziuveura, quindi un marchio dato appunto dai produttori, è il modo migliore appunto per il lancio è venire proprio a vedere dove nasce, un prodotto che comunque già oggi si trova anche disponibile in, sullo, negli scaffali dei supermercati. È un approccio appunto nuovo, un'associazione temporanea di imprese che invece di lasciare appunto il singolo produttore nelle mani del sistema distributivo riunisce un gruppo di imprese e gli permette di andare insieme a contrattare sul mercato. Elemento fondamentale inoltre è quello della creazione di un marchio che appunto identifica e riconosce un prodotto e quindi crea un'aspettativa anche nelle persone che poi andranno a, a comprarlo. È un progetto che ha tante valenze, ma in particolare due credo che siano veramente fondamentali eh, per quanto riguarda la filiera. La filiera è composta principalmente all'estremità da chi produce e chi consuma ed è proprio a queste persone che questo progetto fa bene chi consuma perché avrà un prodotto buono, sano e garantito dalle persone che appunto lo coltivano, e gli stessi produttori che eh, attraverso questo progetto eh, mirano anche a... A combattere anche eh, tanti temi, mh, tante purtroppo piaghe anche di un territorio come questo, come eh, lo spopolamento, la mancanza di redditività e la mancanza di un tessuto di microimprese che purtroppo nel tempo si è andato eh, a perdere, colpa anche purtroppo de della contrattazione appunto con i sistemi di distributivi e quindi nel tempo appunto attraverso un marchio, attraverso la riconoscibilità. E fare in modo che anche oggi chi compra faccia una scelta consapevole, consapevole del fatto che eh, acquistando un certo prodotto avranno anche un effetto su un territorio, combattendo tante piaghe che oggi purtroppo abbiamo. Efisio Sanna eh, nella precedente amministrazione. Assessore, quindi in giunta, oggi eh, riparti parlando, oggi chiaramente in consiglio ma in opposizione eh, riparti parlando del PUM, il piano urbanistico della mobilità, un po' per stimolare eh, la discussione e affinché vengano anche risolti i problemi della mobilità urbana. Sì, assolutamente. Ci siamo accorti già nelle dichiarazioni programmatiche del sindaco Luzzo che non si faceva eh, alcun riferimento al piano urbano della mobilità. Però oggi il tema soprattutto alla sicurezza dei pedoni, insomma, ecco, è diventato un po' d'attualità per tutta una serie di, di, di circostanze spiacevoli. E, anche la Commissione Consiliare sta cercando di affrontare il tema, però ecco, non sento parlare di PUM. Esiste questo strumento, è stato adottato dalla Giunta il, nel gennaio del 2017, è chiaro che va visto, perché molte delle risposte e molte delle considerazioni che oggi noi stiamo facendo sono già contenute in questo documento di programmazione. La filosofia del PUM è stata quella di costruire, nell'arco di dieci anni, e chiaramente il PUM è un piano di carattere mh, generale che interviene anche su specificità della città, che però guarda anche allo sviluppo e al futuro della città in un arco temporale di almeno dieci anni, eh, anche se poi tutta una serie di accorgimenti possono essere visti eh, dall'oggi al domani, insomma è sempre in progress come strumento di, di programmazione. E di risoluzione delle problematiche, dicevo, si fa riferimento alla sicurezza. Una delle filosofie principali del PUM è quella appunto di costruire una città a misura di pedone, a misura d'uomo, cioè la vivibilità della città. E quindi, già una serie di indicazioni le troviamo là. Dobbiamo semplicemente riprendere lo strumento, vedere se, eh, dire, se tutta una serie di indicazioni contenute nel PUM eh, sono, sono esatte, sono, sono, sono confacenti alla situazione. Se, secondo me sì perché il PUM insomma, è recentissimo. Oltretutto è stata fatta anche la fase di di ascolto, la fase eh, di coinvolgimento, sono state presentate anche delle osservazioni, anche dal punto di vista dell'iter amministrativo poi questo strumento di pianificazione della mobilità è rimasto così, è rimasto un po' a peso, chiaramente le elezioni per qualche mese bloccano un po' le attività delle pubbliche amministrazioni, un po' prima e un po' dopo chiaramente per chi si insedia, però ecco, io ritengo che oggi sia, sia veramente maturo il tempo per riprendere a, a a vedere questo strumento perché comunque lo strumento deve tornare in aula per la sua adozione definitiva. Quindi, è cioè, sono contenute tutta una serie di concezioni innovative in questa città, dalla, dalla città a misura d'uomo, alla sua vivibilità, alla diminuzione delle emissioni di adenidra carbonica nell'atmosfera. Nell il, alla diminuzione dell'utilizzo dell'auto privata per gli spostamenti, all'incentivazione di misure di mobilità alternative all'auto privata, quali il trasporto pubblico, la bicicletta e anche i lavori che sono stati eseguiti soprattutto nel centro città con l'allargamento dei marciapiedi, con il rifacimento di alcuni marciapiedi, hanno questa filosofia, cioè consentire alle persone di arrivare, in questo caso, nel centro città senza l'auto per potersi godere un po' la, eh, la zona commerciale eh, naturale del, del, del nostro centro. Però ripeto, poi il piano può essere anche migliorato, certamente, eh, eh, perfezionato, però ecco, no, non si può far finta che non esista. Ecco, però, eh, allora, due cose. La prima è che sicuramente la giunta guidata da Guido Tendas quando tu eri assessore... Eh, ha puntato moltissimo su una città dove mh, il traffico venisse in qualche modo alleggerito, più quindi a vantaggio delle biciclette verso il centro storico e così via. È stata sempre un po' un, una sua, eh, un, un suo slogan diciamo fin dall'inizio. Poi però eh, la seconda cosa che è da evidenziare è eh, l'amministrazione attuale ha eh, vietato l'uso delle biciclette all'interno, del, de, non proprio di tutto il centro storico, ma di alcune strade tutto del tutto centro storico. storico sì. Sì, eh, chiaramente mh, decisione contestata da chi, da chi fa uso quotidiano della bicicletta. Qual è la tua posizione? Ma noi abbiamo presentato anche una mozione, la mia posizione è abbastanza chiara. Adesso, al di là di, 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 di maggioranza e opposizione, stiamo discutendo del benessere della nostra città, quindi su alcune cose bisogna incominciare a sedersi attorno a un tavolo e a discutere seriamente dei problemi. Allora, primo, i divieti, a mio giudizio, sono sempre l'ultima arma che, che si deve utilizzare. Con il divieto raramente si, si risolvono i problemi. È come se noi vietassimo la circolazione degli 8 mezzi nella 131 perché ci sono persone che superano il limite di velocità. È chiaro che, comunque, in alcune strade, in alcune zone pedonali del centro cittadino ci sono alcuni problemi di sicurezza perché qualche volta alcuni ciclisti indisciplinati hanno messo sotto dei pedoni e questo non deve accadere. Però eh, ecco, quello che noi contestiamo è che se si è scelto beh vietiamo le biciclette allora, nella via De Castro, nella via Dritta, parte alla via Serneste, via parte alla via Garibaldi. Cioè vietare l'utilizzo delle biciclette in centro, quando tutte le città del mondo lo stanno autorizzando, ed è autorizzato ed è previsto nella legislazione italiana, nella fattispecie del codice della strada, significa culturalmente e diciamo, non voler puntare sulla bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo all'auto privata, soprattutto nel centro cittadino poi tra l'altro. Dobbiamo veramente metterci in testa che, nel centro, che in centro città non si viene più con la macchina, perché poi tra l'altro ci facciamo anche il fegato, il fegato grosso perché rimaniamo tre ore a cercare il parcheggio, quindi ci sono tutte queste, queste difficoltà. Però voglio dire la discussione è aperta perché vanno coniugate le, 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 le giuste attenzioni alla sicurezza delle persone e dei pedoni con l'utilizzo della bicicletta, quindi noi chiediamo a questa giunta di revocare questo divieto, Ci sadremo, siamo disposti a sederci intorno a un tavola a trovare delle soluzioni appunto che siano in grado di garantire sicurezza ma di garantire anche la ciclabilità e la fruizione del centro storico da percorrere con la, con la bicicletta insomma. Il Divieto già in parte mi pare già modificato, già no, attenuato. Diciamo il divieto non riguarda tutte le strade del centro storico, riguarda alcune aree pedonali, come diceva, con la piazza Eleonora, la Piazza Roma, la via Dritta, la via De Castro, però la parte della via Serneste, parte della via Garibaldi. Però voglio dire. Mh, è dal 96 che, che si può circolare in bicicletta in queste aree. Io, è chiaro che è difficile controllare le persone, però vedo che c'è un vigile urbano giustamente è un buon servizio attualmente da alcuni giorni, forse da qualche, da qualche settimana, eh, che così presidia un po' la zona, la zona del centro tra la piazza Roma e la piazza Eleonora per evitare appunto, che le persone vadano in bicicletta in quanto è stato introdotto questo divieto. Ecco, lo stesso vigile potrebbe, potrebbe essere occupato a vedere che le biciclette si comportino in una certa maniera, che i ciclisti si comportino in una certa maniera nel centro cittadino, che si vada a passo d'uomo così come l'ha previsto e, e così come è previsto anche per tutta un'altra serie di vetture che passano nella via dritta, che sono corrieri, che sono altre vetture e che, mm, che, che, che nessuno ha vietato, voglio dire. Nessuno vieta ai bambini di giocare a pallone nella piazza di Onora, eppure hanno ancora rotto vetri, vetri del, dell'amministrazione comunale i bambini. Ed è anche pericoloso perché sono bambini anche abbastanza grandi giocano come si diceva come dicevamo noi, a stamborrate, a rimandi, con tiri anche abbastanza forti, anche loro possono occasionare dei danni alle persone, ai passanti, eppure nessuno ha vietato, perché il divieto è una cosa un po' antipatica. Ecco, cerchiamo di, di occuparci un pochettino tutti del tema e chiaramente vanno sanzionati con severità. E quei comportamenti scorretti da parte dei ciclisti, per l'amor di Dio, su questo siamo tutti d'accordo, però il divieto ci sembra una cosa eccessiva. Ecco, da un punto di vista culturale ci sembra un arretramento rispetto all'utilizzo della bicicletta come mezzo alternativo di trasporto. Cosa ne pensa del divieto di accedere al centro storico in bicicletta? Per me è una grande fesseria, perché talmente siamo talmente abituati ad andare in bicicletta e ci interessa soprattutto il centro, perché noi non dobbiamo girare in bicicletta, ma per quale motivo non dobbiamo... Questa è, è una responsabilità sbagliata, assolutamente sbagliata. Altro non vi posso dire. Quelli che vanno piano ne piangono per colpa di quelli che corrono troppo in bici, tipo ragazzini che passano, che sembrano eh, saette, dei razzi. E eh, per di quelli di bianciamo anche noi poveri anzianotti. Tra virgolette. E allora ci fanno passare con la bici che ci abbiamo di scolaretti con la bici in mano così passando via dritta. E quindi secondo lei qual è la soluzione? La soluzione è mettere qualcuno che controlli. Ce n'è di gente che può controllare. Quando vede qualcuno che ne esce, sparato, saeta, lo ferma, blocca, multa. Perché c'è scritto che devi passare a passo d'uomo e non a, 50, a 40 in bici, a 30, 40 all'ora in bici in mezzo alle persone. ...eh Non va bene, per colpa di questi cuori piangiamo tutti. Ecco che cos'è la verità. A me, comunque, visto che Oristano ha tante bici, è una città di bici, la usano tutti. E proprio, guardi, è una uno sfregio perché chi uso la bici allora io vengo in macchina è più contento il sindaco se vengo in macchina e parcheggio nei dintorni e inquino di più è meglio? siamo tutti così, veniamo tutti in macchina cerchiamo di girare attorno così per cercare il parcheggio così inquiniamo di più invece no, con la bici non si inquina non si consuma carburante eh. Non lo so io. Il sindaco dovrebbe pensare a cose più gravose della città, non a queste stupidaggini. Possiamo farle una domanda riguardo al divieto del comune di entrare nel centro storico con la bicicletta? Perché vediamo che lei infatti la sta portando a mano. Beh, ormai non hanno fatto questo. Dice che è per legge e bisogna rispettare la legge. Inoltre poi stanno battendo per tornare a aprire questo... Per la pista cicl tipo ciclabile torna qui, ma non si sa se fa o meno adesso. Ma lei è favorevole o contrario? Io sono favorevole a quelli che la usano correttamente la bicicletta, invece, quelli che non la usano correttamente bisogna sanzionarli, come si deve. È per colpa di quelli che noi ci passiamo tutti quanti. Quindi più controllo magari appunto per i ciclisti che sfrecciano per le vie del centro storico abbastanza appunto veloci, quello possono, può essere un pericolo per i pedoni dico, però magari persone che usano la bicicletta in modo corretto non, non sono un pericolo quindi. No, non sono un pericolo per quello, però non c'è neanche controllo perché il vigile qui non se ne vede mancuno, anche se passo in bicicletta c'è il vigile, non gli fa niente, ecco dove è il problema. Perché non c'è controllo niente. Se avrebbero controllato all'inizio non sarebbe successo questo che è successo. Quindi lei dice che ci deve essere maggiore controllo? Certo, maggiore controllo da parte dei vigili urbani.